un piccolo oggetto che può salvare molte vite umane, un defibrillatore, ne abbiamo sentito parlare recentemente, forse uno sconosciuto fino a pochi anni fa, poco tempo fa, recentemente è salito alla ribalta perché se ci fosse stato sarebbero avvenuti meno forse morti, forse, perché poi non si sa come vanno a finire queste cose. Pozzolengo ha voluto acquistare, anche grazie al contributo della Regione Lombardia, tre strumenti del genere da dare a dei gruppi. Paolo Bellini, sindaco di Pozzolengo, stasera ha voluto fare la cerimonia ufficiale. Paolo, complimenti, perché credo sia uno dei primi comuni sul lago che fa questa cerimonia. Allora, non so se siamo il primo comune, però a me fa molto piacere questa sera consegnare questi tre defibrillatori che, come dicevi giustamente, sono strumenti seppur piccoli ma altamente importanti. In molte occasioni abbiamo sentito anche in televisione anche ragazzi giovani che durante partite di calcio piuttosto che sport, altri sport, o trovandosi a camminare per strada, hanno avuto problemi. Questo è uno strumento che va a intervenire su quello che è un'emergenza riferita a un'emergenza cardiaca ed è uno strumento importante. Noi, grazie a Regione Lombardia, abbiamo partecipato a questo bando dove AREU, Agenzia Regionale per l'Emergenza e per l'Urgenza, ha messo a disposizione 100 di questi strumenti, quindi 100 defibrillatori per tutta la Regione Lombardia. Noi abbiamo fatto richiesta, abbiamo ricevuto questi tre defibrillatori, quindi due portatili e uno da fissare per esterni, due per interni e uno per esterno fissato nella sua custodia con l'antennina di trasmissione dati e quant'altro. Per noi sono estremamente importanti. Questa serata abbiamo consegnato questi strumenti a Polisportiva, Hauser, e il defibrillatore per esterni nella sua cassetta apposita verrà posizionato sotto il comando della polizia locale a disposizione del pubblico, a disposizione della cittadinanza. Naturalmente questi strumenti non possono essere utilizzati da tutti, ecco che qua è ancora un momento ancora più importante, secondo me. In una comunità come la nostra 40 volontari hanno partecipato a un corso fatto da Croce Rossa, ringrazio Croce Rossa Italiana, che ha appunto formato queste 40 persone all'utilizzo di questi strumenti. Quindi volontariato che si impegna per il prossimo, volontariato che si impegna per la sicurezza, volontariato che ha ancora a cuore la sua gente, e questo per me è fondamentale. Ringrazio tutti coloro che si sono impegnati, dalla Protezione Civile, agli amici della Croce Rossa, all'Hauser, alla Polisportiva e soprattutto a questi 40 volontari che hanno speso ancora una volta un po' del loro tempo per la comunità. Grazie a tutti di cuore. La Regione Lombardia, hai detto, ne ha dati disponibili tre. Questa sera hai voluto fare qualcosa, un passo in più. Dici, avevi detto nell'incontro, ne avevamo chiesti quattro, ce ne sono altri tre, però hai dato disposizione finché ne venga acquistato il quarto da mettere in una palestra. Abbiamo il quarto, lo acquisteremo, poi per andare a coprire quello che è la palestra, tutte le attività che vengono svolte all'interno della palestra e sicuramente tutti i plessi scolastici, perché i nostri plessi scolastici sono adiacenti alla palestra. Quindi al di là delle normative, al di là delle proroghe che ci possono essere, perché non c'è l'obbligo, però per noi è un momento importante, soprattutto visto anche l'impegno che tutti i ragazzi hanno, io li chiamo ragazzi, che hanno profuso in questo progetto. Grazie ancora.